Siamo in un luogo situato nel Salento sud-occidentale, sul versante ionico, a 12 km nell'entroterra da Gallipoli. Benvenuti a Matino, che dai suoi 180 metri sul livello del mare rappresenta uno dei borghi più alti del Salento. Matino deriverebbe dal fatto che il paese, essendo posto a ridosso di una collina, resta nella penombra durante le prime ore dell'alba e viene illuminato dai raggi del sole quando è già mattino. Il benvenuto a Matino si respira nella sua piazza centrale, Piazza San Giorgio, che si presenta come un immenso salotto di forma rettangolare. Questa piazza è lo spazio a vocazione pubblica per eccellenza, dove nel tempo i matinesi si incontravano per dare o ricevere incarichi lavorativi da svolgersi soprattutto nei campi. In questa piazza sorgono i due principali monumenti di Matino, indubbiamente la chiesa matrice intitolata a San Giorgio e il palazzo marchesale del Tufo, risalente al XVI secolo e caratterizzato dalla sontuosa trifora balaustrata. Entriamo. Il palazzo marchesale di Matino, sorto sulle rovine di un'antica opera fortificata con scopi esclusivamente difensivi e divenuto Palazzo dei Marchesi del Tufo nel 1644, si distribuisce su due piani. Una lunga scalinata conduce al piano superiore, svelando subito allo sguardo le tre ampie finestre lignee con affaccio sulla piazza. In questo ambiente si nota una sequenza ritmica di colonne, capitelli e finte lesene pittoriche, in un delicato gioco cromatico in cui risalta il rosa antico salentino. Al centro della volta è dipinta l'effigie pittorica gentilizia che rappresenta la casata del Tufo. Il piano superiore del palazzo marchesale è un susseguirsi di grandi stanze, che si diramano da lunghi corridoi. Questi ambienti ospitano il MACMA, Museo d'Arte Contemporanea di Matino, che conta oltre 700 opere di vari autori della poesia verbovisiva. Il MACMA di Matino è il primo museo d'arte contemporanea in Puglia a ospitare una ricchissima collezione di opere dedicate alla poesia visiva della neoavanguardia. Fra le opere esposte merita risalto la serigrafia I cinesi di Emilio Isgrò, artista siciliano classe 1937, considerato dalla critica uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e padre della pratica della cancellatura. Articoli di giornale e libri vengono inesorabilmente solcati da tratti bianchi o neri che Emilio Isgrò stende col pennello per occultare lettere e parole, eliminando il brusio di fondo. Un'arte concettuale che induce a riflettere sulla dannosa quantità di superfluo a cui l'uomo è inconsciamente assuefatto. Dal pian terreno si accede alle scuderie del Palazzo Marchesale. Sulle pareti scorre un ciclo di affreschi di pregevole fattura, forse di scuola napoletana. Allo sguardo si apre un apparato decorativo di sublime bellezza, con mangiatoie decorate da conchiglie, in cui si scopre l'iscrizione del nome di ciascun cavallo, segno che tramanda la passione dei marchesi del Tufo verso il mondo equestre. Su Piazza San Giorgio si affaccia anche la chiesa matrice, dedicata al patrono della città. La chiesa di San Giorgio, edificata nella metà del Settecento, è il monumento dedicato al santo guerriero e contadino,
presenta una facciata giallo tenue con cornicioni di una tonalità più intensa che ne dividono i tre ordini. Al suo interno, con pianta a croce latina una sola navata, nel susseguirsi di sobri altari laterali è custodita la statua lignea del santo patrono, considerata di particolare pregio artistico. Un trionfo di ornamenti barocchi di stucco bianco impreziosisce la volta. Stiamo andando a incontrare il sindaco di Matino. Si chiama Johnny Toma, di professione fa il commercialista ed è il primo cittadino di questa città. Ciao Sabrina. Buongiorno sindaco. Benvenuta a Matino. Grazie, ti ho portato gli amici di Buonvento. Ah, benissimo. Gli amici benissimo. Di Viaggi di Buonvento. C'è un po' tutta la Puglia, c'è un po' tutto il mondo e c'è anche tanto Salento. E noi siamo contenti di averti qui. Tu mi dai questa grande possibilità di scoprire questa città che tu amministri da primo cittadino. Certo. Ci sono delle curiosità che sono un po' le chiavi d'accesso alla scoperta di Matino e che tu mi devi svelare. Una prima curiosità, alcune bottiglie che ci hanno regalato dei nostri concittadini della cantina di Matino. La prima DOC in assoluto della Puglia. È una grandissima tradizione. Ma la speranza non si perde, non si perde qui a Matino. Perde, Matino che crea la prima denominazione di origine controllata con questo vino, guardate, questa è un'etichetta proprio storica, non perde la speranza di continuare a dar vita ai suoi vitigni e lo fa. Sì, creando questa bottiglia, una bottiglia con vini DOC appunto di Matino. Ma la mia curiosità va ovviamente sul simbolo che rappresenta. Rappresenta delle colline e sulle colline il sole, per cui questo è il nostro simbolo. E molto orgogliosi di averlo. Adesso che ci hai dato tutti questi simboli per scoprire Matino, da dove mi consigli di cominciare il viaggio alla scoperta del centro storico? Un'idea ce l'avrei, c'è una stradina che è emblematica del nostro centro storico e vorrei però fartela vedere. Ti consegno una chiave. La chiave di Matino, per accedere nel centro storico di Matino. Grazie, io sono onorata. E la casa dov'è? Mi hai dato la chiave e l'appartamento dov'è? Andiamo a trovarla. Benvenuti a Matino. Questa è una delle strade più antiche di Matino, via Diaz, e ci fa entrare nel centro storico. Allora Sabrina, cosa ne pensi di via Cadorna? È ricca di luce, questo candore della calce e poi i bagliori dei riflessi del sole al tramonto a Matino. Matino è anche la città dei tramonti. Come no? E devi vederla di sera. E c'è una festa in particolare nel periodo di agosto, quando ci sono anche i turisti. Questa strada si riempie di persone che spontaneamente portano il cibo e si balla fino a sera tardi. Benvenuti a Matino in via Cadorna! Durante l'estate a Matino gli abitanti di una delle vie più caratteristiche del centro storico, che si chiama Via Cadorna, organizzano una festa del vicinato in cui tutti loro preparano qualcosa da mangiare e chiunque passa per questa strada può servirsi e partecipare a questo clima conviviale. La festa si chiama Festa Cadorna. E dalla città di Matino e dal sindaco di Matino, Johnny Toma, buon vento! Vento! Un vero e proprio simbolo architettonico di Matino è l'Arco della Pietà, che si erge ai piedi del borgo antico come porta d'ingresso alla città. Slanciato e imponente, è realizzato interamente in tufo a pianta quadrangolare. Aperto su tre lati, si addossa alla Chiesa della Pietà, edificata nel 600 e a cui si accede da un portone ligneo di grande rilievo, impreziosito da 20 svecchiature decorate con motivi vegetali. All'ingresso si apre un'unica navata sormontata da una volta a stella lunettata, ornata da affreschi decorativi che per la vivacità dei colori e la grandiosità di alcune composizioni suscitano un sorprendente impatto visivo. Nella volta dell'abside domina l'affresco di Cristo Re e nell'ampia volta sono raffigurate scene bibliche con al centro la maestosa figura di Dio. Mi immergo
immergo nel borgo antico di Matino, che sembra aver conservato, quasi inalterati, vicoli stretti e tortuosi, dominati dal candore acceso della calce che rischiara il fluire nella storia. Negli angoli nascosti si scoprono grandi vasche in pietra, chiamate pile, che un tempo il vicinato usava per lavare i panni, e stradine impreziosite da nicchie sacre ed edicole votive, create dagli abitanti come segni di devozione per grazie ricevute. Un'arte spontanea che attesta la fede dei matinesi e che merita tutela come espressione del valore religioso di un'intera comunità. Dai balconi mensolati con richiami barocchi, lo sguardo si posa su imponenti bugnati che danno maestosità alle facciate di antichi palazzi, spesso dominati dai tipici archi ciechi alla salentina. Il discreto curiosare si sposta verso l'alto a cercare pezzi di cielo fra gli archi rampanti, sovrapposti in una ritmica sequenza che attraversa il candore e sovrasta una fuga nel bianco. L'impostazione urbana della Matino antica rispondeva a precise esigenze di difesa. I vicoli, apparentemente senza uscita, spesso nascondevano vie di fuga per proteggersi dall'assalto dei nemici. Una passeggiata nei sotterranei di Matino è fondamentale per immergersi appieno nell'anima storica della città. In questo paese, sotto ogni passo, si nasconde un patrimonio ipogeo che custodisce tesori di architettura industriale settecentesca, legati alla lavorazione dell'olio. In questi spazi sotterranei, i frantoiani, guidati dal Nachiro, muovevano tecniche ingegnose per produrre l'olio attraverso un sistema di macine, vasche e botole scavate nella pietra profonda. Qui, dove per lunghi mesi d'inverno sommerso non entrava un fascio di luce, improvviso entra un raggio. Raccolgo il fascio luminoso nella paglia e realizzo che il sole può inondare ogni luogo, anche il più profondo, se dentro mura sommerse si muove un mondo. Fra le vie del borgo antico è facile incontrare l'ospitalità dei matinesi, pronti a farmi scoprire una delle più antiche tradizioni gastronomiche del luogo, custodita nelle mani preziose di chi ancora preserva l'essenza dell'autenticità salentina. Ciao, ciao Sabrina. Ciao, ma che bella sei. Senti, ho portato il cambiule, l'ho fatto io perché io facevo la ricamatrice, allora dovevo andare sempre con il cambiule bianco. Ordinato e pulito. Ordinato e tutto. Io ho saputo, Noemi, che tu sei la più brava massaia di Matino. Grazie. La vera signora di Matino, che sa fare tutto. Tutto, grazie a Dio. Sì, a Matino, come in tutta la Puglia, si mangiano le orecchiette. Le orecchiette. E poi c'è un'altra pasta particolare, che è questa qui. I cavatelli. Quindi con questo ferro che si chiama? Cavaturu. Prepariamo? I cavatelli. Vediamo come si fa. Perché venire a Matino, secondo te? C'è la passione, il gusto, c'è la tranquillità. Si vive bene, grazie a Dio. Ma tu lo conosci un proverbio di Matino? Parabita, Matino, dire tutti di Casareno. Che significa che sono così vicini, parabita e Matino, che inciampi e vai a Casareno. Sì. Fate con un manca nel documento. Che i muori ci vanno e bene, non è. Al convento, no? E si cucinano le fave. Prima i frati andavano e venivano. Non restavo mai a digiuno nessuno. Quindi c'è sempre da mangiare per tutti. Sempre. Fave con un manco nel convento, che i monaci vanno e bene non è. Noemi, grazie. Niente. Grazie Sabrina. Stasera io. E buon vento a tutti. Il giro nel centro storico di Matino tocca il suo apice quando si raggiunge via Vittorio Emanuele II, il vicolo più caratteristico del borgo antico, addobbato di cassette di legno colorate che disegnano un percorso botanico sulle mura di calce.
Il vicolo è annunciato da un portale a sagome bugnate che conduce a un altare un tempo dedicato a Sant'Elia. Sullo sfondo un affresco di San Michele Arcangelo, raffigurato con le ali aperte nell'atto di sconfiggere il drago. E qui siamo nel cuore del centro storico di Matino. Da questo vicolo, indubbiamente una delle stradine più caratteristiche di questa città, si inizia a salire verso le terrazze, da cui ammirare vedute panoramiche memorabili. In questo dedalo si sale. Scalinate strette tra i terrazzi e tocchi il cielo con le dita. È il senso della strada irta della vita che accade all'improvviso e ti frena. Non fermarti, prosegui verso l'alto. Sei fra i colori più belli del mondo, nel sogno eterno di un tramonto. Essere eternità è un susseguirsi di giorni, scanditi da albe di speranze e tramonti di certezze. Da Matino, buon vento.